Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Questo è un video che è un po' un seguito, diciamo così, di quel video che avevo fatto un po' di tempo fa sui profumi, della primavera 2019. Faccio questo video, diciamo, come se fosse un po' una coda dell'altro, perché, siccome nell'altro avevo parlato solo di profumi che utilizzo per la persona, adesso in questo video vi voglio mostrare i profumi che io utilizzo per l'armadio, per i cassetti e per l'ambiente, perché in quel caso ne utilizzo molti di più. Quindi mi faceva piacere mostrarvi anche quelli. Quindi diciamo che è una parte 2 dei profumi primavera 2019. Passiamo alle profumazioni che utilizzo per i cassetti e per l'armadio. Quindi vi farò vedere, delle saponette e delle bustine profumate, però sono comunque carine, quindi volevo farvele vedere. Questa è la saponetta Tesori d'Oriente, questa qui la tengo nel cassetto e profuma all'orchidea, appunto, quindi è un profumo che mi piace. L'ho lasciata così nella confezione perché comunque vedo che le saponette profumano lo stesso, anche se sono nella confezione, e mi piaceva tantissimo il fatto di lasciarla così. Poi un'altra saponetta che utilizzo per i cassetti è questa qui alla mimosa. In questo caso la tengo fuori dalla scatola, però adesso volevo farvela vedere in scatolata perché comunque la confezione è carina. Spero che non ci sia troppo riflesso. Comunque la saponetta è questa, ha una forma particolare perché è rotonda, come potete vedere. E a me piace tantissimo, ha una profumazione di mimosa molto delicata, quindi non è quella mimosa forte, eccessiva che vi fa venire il mal di testa, è una profumazione di mimosa delicata e mi piace molto. Poi utilizzo una saponetta alla rosa della linea I Provenzali, eccola qua, anche questa devo dire che mi profuma molto bene il cassetto. E come ultima saponetta che tengo nel cassetto vi faccio vedere questa, il sapone delle fate. Questa è particolare perché ha il campanellino sopra, vedete che bella confezione, ha la fata sopra, vedete nella confezione, ed è veramente profumatissima. In questo caso è il mughetto, la profumazione al mughetto. Però questa è una linea particolare, soprattutto se volete fare qualche regalo. Quindi, io adesso guardo se trovo il sito internet e se lo trovo ve lo lascio in info box. Se non trovo il sito, vi lascio comunque la mail dell'azienda che vende questo tipo di saponette, perché secondo me per fare un regalino, così un pensierino, può essere veramente carina. Io l'ho lasciata così, confezionata, perché è veramente bellissima, ma comunque anche così profuma molto il cassetto. Vi faccio poi vedere una saponetta che è un regalo di mio padre, me l'aveva regalata nell'occasione di una vacanza che avevamo fatto in Provenza, ero andata io con il mio compagno, c'erano i miei genitori e mi aveva regalato questa saponetta tipica provenzale al profumo di lavanda. Io l'ho sempre lasciata così confezionata perché secondo me è stupenda, c'è questo piattino in ceramica. Poi c'è appunto questa composizione floreale piccolina e c'è la cicala. La cicala, per chi non lo sapesse, è proprio una cosa tipica provenzale. Se voi andate nei negozi in Provenza sentite cicale da tutte le parti perché hanno proprio anche quei soprammobili che fanno proprio il canto della cicala, ci sono tutte le composizioni con la cicala, quindi è una cosa che trovate ovunque. E avevamo scelto appunto questa saponetta, lui me l'aveva regalata, in questo caso il profumo è di lavanda. E questa saponetta è stata fatta con la ricetta, chiamiamola così, del sapone di Marsiglia. Quindi c'è proprio l'etichetta che vi dice che è stata fatta in questo modo. È in francese, però io comunque ve la voglio leggere, ve la traduco. C'è scritto sapone naturale a base di olio vegetale fabbricata in Francia secondo la ricetta autentica di Marsiglia, cuore della Provenza. Quindi insomma anche questa è veramente carina e comunque profuma di lavanda. Poi sempre per il cassetto utilizzo delle bustine come questa, in questo caso ho scelto la profumazione di limone, vedete che la confezione è comunque molto carina e io queste le tengo nel cassetto e hanno una buona profumazione.
Poi utilizzo i classici sacchettini così che metto magari nel cassetto, nell'angolo del cassetto. In questo caso c'è la lavanda all'interno, quindi avevo raccolto della lavanda quando ero appunto in Francia, l'avevo messa in un sacchettino di juta. Ovviamente il sacchettino l'avevo poi comprato in un secondo tempo, avevo fatto la confezione col fiocchetto perché insomma mi piaceva e ho fatto appunto questa cosa un po' fai da te da tenermi nel cassetto. Poi, sempre parlando di lavanda, vi faccio vedere una cosa particolare che però non tengo nel cassetto, ma la tengo appesa in camera da letto, quindi mi profuma più che altro l'ambiente, che è questa. Questa è una bambolina tipica provenzale, bellissima, che ha all'interno nel vestito, vedete che qua c'è la cerniera, c'è proprio la lavanda. Ve la faccio vedere sperando di non fare danni. Vedete che ci sono proprio tutte le foglioline, diciamo, della lavanda. Ed è una cosa veramente bellissima perché questa bambolina è qualcosa proprio di carino, di tipico. Io l'avevo comprata appunto in Francia, poi l'ho tenuta sempre appesa al muro della camera, che comunque insomma, mi arreda un po' la camera e mi dà questa leggera profumazione di lavanda. Sono tantissimi anni che ce l'ho, quindi è un po', diciamo, usurata perché sono tanti anni che è appesa al muro e comunque nel tempo ovviamente si è ridotta molto la profumazione, però siccome ha il vestito così con la cerniera, voi potete sostituire l'interno e metterci anche profumazioni diverse volendo. Andiamo avanti, passiamo all'armadio. Allora, io per l'armadio utilizzo queste buste fatte così, un po' simili a quelle del cassetto che vi facevo vedere prima. Però queste hanno una particolarità, hanno l'attaccapanni già inserito, quindi vi basta appenderle all'interno dell'armadio e vi profumeranno appunto l'ambiente dell'armadio. Io utilizzo questa che è alla vaniglia, vedete anche com'è carina proprio la confezione in sé, c'è un disegno che comunque che è molto carino, che mi piaceva. E poi utilizzo questa qui che è al caprifoglio. Eccola, questa è un pochino diversa perché è più sul rosa. Comunque sono due buone profumazioni, vi basta appenderle e vi profumeranno l'armadio. Vi faccio vedere adesso un deodorante della Yankee Candle, che è questo qui, vedete questo. Io lo tengo in bagno questo, sono quelli che hanno all'interno tutte le palline che sembrano quasi di gomma, vi faccio vedere, vi basta svitare leggermente il tappo per regolare l'intensità, è quasi finito, quindi è quasi vuoto. Però vedete che ci sono queste palline all'interno. Questo devo dire che non ha una profumazione particolarmente forte, però comunque ha un deodorante leggero che per il bagno va benissimo. Adesso passiamo alle profumazioni per ambiente, però prima devo farvi vedere assolutamente il mio diffusore per ambienti, che è questo. Questa è una bambolina tipica giapponese o cinese, insomma comunque stile orientale, che funge da deodorante, scusate, da diffusore per ambiente. E mi piace tantissimo perché appunto ha questa forma un po' particolare. La profumazione esce da questi fori che vedete qui nella schiena e praticamente all'interno voi togliete il tappo e mettete il tampone profumato che preferite. E questa mi piace tantissimo. Quando utilizzo questo tipo di diffusore vado a mettere degli oli essenziali. Quindi adesso io vi faccio vedere gli oli essenziali che uso. Questa è la scatola perché ne avevo comprato un po' in serie, però questi non ve li mostro adesso semplicemente perché non sono assolutamente delle profumazioni primaverili, ma sono più autunnali, invernali, perché parliamo di pino, parliamo di cannella, di anice stellata, quindi comunque cose più adatte per la stagione invernale, autunnale. Invece per quella primaverile io utilizzo questi tre in particolare. Questo che è al gelsomino, quindi utilizzo questo qua, è un olio essenziale veramente efficacissimo perché ne basta una goccia o due. Eccolo qua, spero che vediate qualcosa. Poi utilizzo questo che è particolare perché ha il tè verde e limone, anche questo è veramente buonissimo. E ne bastano poche gocce. E poi l'ultimo che utilizzo, che ho voluto provare a prenderlo quest'anno per la prima volta, è quello ai fiori di loto. Eccolo qua, questo. Questo qui ai fiori di loto devo dire che mi ha deluso un po' di più perché pensavo che fosse una profumazione più delicata, invece la trovo un po' forte.
Però comunque l'ho preso, quindi adesso lo utilizzo, magari lo utilizzo un po' meno, però non è che non mi piaccia, diciamo che io me lo aspettavo diverso, che è più corretto dire così, però comunque lo utilizzerò. Ecco, questo era l'ultimo olio essenziale, poi come vi dicevo ne ho degli altri, ma magari ve li mostrerò al prossimo video sui profumi invernali e autunnali. Queste sono le cose che io utilizzo in generale per profumare me stessa, l'ambiente, i cassetti, l'armadio, quindi insomma vi ho mostrato tutte le profumazioni che utilizzo più volentieri. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro profumo preferito e qual è l'essenza in generale che vi piace di più, se vi piace la vaniglia, il limone, l'arancio, insomma qual è, che sono curiosa. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.